innanzitutto ti dico che l'associazione provocatoriamente si chiama Vacantusi, che vuol dire vuoti, vacanti, e di conseguenza vacantiando è poi una attività che portiamo avanti come contenitore culturale con una base, diciamo, di preferenza teatrale, perché poi nel tempo che abbiamo fatto 10 anni di associazione nel 2018, vacantiando, diciamo, sta in piedi grazie prima tutto il volontariato che facevamo noi solo come soci. Poi nel 2017 invece abbiamo anche vinto un bando regionale sulle attività culturali, PAC 2017-2020, dove non solo facciamo l'attività teatrale, quindi stagioni invernali, ma abbiamo aperto, diciamo, la nostra attività anche ai laboratori, sia per addetti ai lavori, sia nelle scuole, quindi coinvolgendo i ragazzi. E poi la rivalutazione dei centri storici e dei beni archeologici, come questa sera qui siamo a Creto, che ci ospitano per portare in tour, in giro, diciamo, degli artisti nazionali che possono un pochettino dare un'attività di lustro al paese e ai suoi abitanti, insomma. Quindi diciamo che c'è la possibilità in Calabria, voi lo fate da 10 anni, di rivalutare i borghi, o comunque di rivalutare i piccoli centri dove magari aspettano proprio queste serate estive, per evitare lo spopolamento, perché magari si scappa tutti al mare o si rimane in città, invece Cleto questa sera si popola grazie a voi. Sì, allora, lo scopo proprio nostro, noi siamo attualmente una compagnia amatoriale. Per compagnia amatoriale quindi si intende persone che non fanno questo per mestiere, ma amano la cultura, amano il teatro, e quindi nel tempo perso, e quindi solo per volontariato facciamo questa attività. Quindi è proprio quello che hai detto tu. Chi se non noi come volontari, quindi come amatori, possiamo andare nei piccoli centri? Cioè, una compagnia di professionisti, sai, per costi, per dimensioni, per spazi, non può alcune volte arrivare nei piccoli centri. Invece noi, che abbiamo, diciamo, un'attività molto più smart, molto più veloce, riusciamo in effetti a portare, grazie alle nostre conoscenze, grazie poi alle persone, alla rete che abbiamo creato in Italia, a portare anche artisti di fama nazionale anche nei piccoli paesi. E proprio la bellezza della cosa è proprio questo. La regione su questo ci ha puntato tanto, e infatti noi siamo andati nella graduatoria anche 27esimi, quindi piazzandoci una bella posizione sul bando regionale.